Abbiamo cominciato a vedere ieri il tracciamento del cosiddetto luogo delle radici. Ho dato le regoline, alcune di semplice dimostrazione, altre di dimostrazione più complicata, e non l'ho fatta. Non ho dato un paio di regoline che vedremo oggi, va bene, attraverso, sfruttando un qualche esempio. Allora, ho poi tutta una serie di esercizi di allenamento per tracciare il luogo delle radici, perché come vedremo, diciamo forse a partire da domani, se no la settimana prossima, questo sicuramente a partire dalla settimana prossima, il luogo delle radici è estremamente importante per la sintesi del controllo, argomento che ci terrà le ultime due settimane, ovviamente. Allora, esempio, GDS uguale uno su S più 1 al quadrato per S più 10. Tracciare il luogo delle radici. Allora, la procedura, questo sì, è sempre la stessa. Riportiamo nel piano complesso poli e zeri dove stanno. In questo caso abbiamo soltanto poli, due poli in meno uno, scusate, un polo in meno 10. Quel parentesi sotto l'ho scritto per ricordare che sono due poli. Allora, tracciamento del luogo delle radici. Primo, lo disegno ovviamente per guadagni di Evans positivi, tra poco parleremo del caso guadagno di Evans negativo, ma per ora guadagno di Evans positivo. Allora, primo, quali sono i tratti dell'asse reale che appartengono al luogo? I tratti dell'asse reale che appartengono al luogo per guadagni di Evans positivi sono quelli che lasciano alla destra un numero dispari e quindi il tratto del luogo delle radici dell'asse reale che appartiene al luogo delle radici è soltanto quello. Certamente non questi punti, perché lasciano a destra 0, nessun polo o 0, quindi numero 0 complessivo e 0 è pari per noi. Va bene, nessuno di questi punti, perché lasciano alla destra due poli coincidenti, ma sono due e quindi sempre pari. Questi punti sì, perché lasciano alla destra tre poli, numero dispari. Dopodiché, ovviamente, quanti rami abbiamo? Tre, che devono partire dai poli, quindi un ramo parte da questo polo e cominciamo, secondo passo, a mettere le frecce con cui diciamo di verso di percorrenza all'aumentare del guadagno di Evans KE nella descrizione dei diversi rami del luogo delle radici, quindi freccia così, e gli altri due rami devono partire da questi due poli che sono qui. Ovviamente non partono seguendo l'asse reale, devono partire quindi direttamente uscendo dall'asse reale, e siccome sono due rami devono costituire i due rami con le loro tangenti, va bene, una stella regolare, e una stella regolare di due rami sono due semirette a 180 gradi l'una dall'altra. Allora, le potrebbero essere, ad esempio, faccio un disegnino sbagliato, va bene, potrebbero essere ad esempio un ramo esce così
e se un ramo esce così, l'altro ramo deve uscire così, perché devono formare una stella regolare. È possibile? Certamente no. Perché? Perché il luogo delle radici è un luogo simmetrico rispetto all'asse reale, e se partono così, i due rami non costituiranno mai un insieme di linee simmetrico rispetto all'asse reale. L'unica possibilità, quindi, è che questi rami che partono dall'asse reale devono partire ovviamente ortogonali rispetto all'asse reale. E poi ormai finiamo il luogo delle radici, va bene? L'eccesso Polizeri è 3, un ulteriore passo che facciamo, e guardate che la tecnica è sempre questa per la costruzione qualitativa almeno del luogo delle radici. L'eccesso Polizeri è 3, quindi abbiamo 3 rami, va bene, che vanno all'infinito, secondo 3 asintoti, tracciamo gli asintoti, baricentro 2 poli in meno 1, quindi è un polo in meno 10, quindi somma dei poli è meno 2, meno 10 fa meno 12, diviso l'eccesso Polizeri che è 3, meno 12 diviso 3 fa meno 4, quindi il baricentro è in meno 4, chiamiamolo B, chiamiamolo. 3 rami che devono costituire una stella regolare, il primo, 3 asintoti che devono costituire una stella regolare, il primo asintoto forma con l'asse reale un angolo pari a pi greco diviso l'eccesso Polizeri, pi greco diviso 3, pi greco terzi, ovvero sia 60 gradi, quindi il primo asintoto è questo, e a partire dal primo, visto che sono 3 gli asintoti e devono formare una stella regolare, si disegnano automaticamente gli altri 2, il secondo coinciderà con l'asse reale negativo e il terzo ovviamente sarà simmetrico rispetto all'asse reale del primo, ovvio. È chiaro che gli asintoti dovranno costituire un insieme che, oltre ad essere una stella regolare, deve essere una stella i cui rami formano una simmetria rispetto all'asse reale, ovviamente, se no il luogo delle radici che ne risulterebbe non potrebbe mai essere simmetrico. E allora a questo punto ormai il gioco è fatto, almeno da un punto di vista puramente qualitativo, perché un ramo sarà questo, parte da meno 10 e va a meno infinito, al variare di KE da 0 a più infinito, gli altri 2 partono da qui con tangente ortogonale all'asse reale e costituiranno delle curve freccia che tendono asintoticamente agli asintoti, ovviamente. Un ramo coincide in questo caso con uno degli asintoti, nessuna meraviglia, ma succede soltanto in casi particolari, ovviamente. Gli altri 2 rami invece tendono al crescere di KE agli asintoti. Altro esempio. Supponiamo di avere la seguente G di S. G di S uguale 1 su S quadro più S più 1. Allora, tracciamento del luogo delle radici. Disegniamo poli e zeri, anche in questo caso abbiamo soltanto poli. Un polo nell'origine, S. Due poli dati dalle radici di S quadro più S più 1, che basta fare i conti, sono complesse coniugate. E sono due poli di parte reale meno un mezzo
è parte immaginaria radice di 3 su 2 e meno radice di 3 su 2. Ecco, questi sono i tre poli. Allora, regole per il tracciamento del luogo delle radici. La prima cosa, ovviamente, parti dell'asse reale che appartengono al luogo, ovviamente questa semiretta, e cominciamo a metterci una freccia così. Gli altri due rami non li disegniamo ancora, ma sono certo che partono dagli altri due poli. E dove vanno? All'infinito, ovviamente. Nessun ramo è finito, perché non ci sono zeri, va bene. Sarebbero finiti soltanto i rami che partono da un polo e finiscono sugli zeri. Qui zeri non ci sono, tutte e tre i rami, va bene, devono andare all'infinito. Ovviamente uno sarà questo che va all'infinito attraverso il semiasse reale negativo, e gli altri due vanno all'infinito secondo due asintoti, calcoliamoli. L'eccesso poli zeri è 3, somma dei poli 0. Quando fa la somma basta sommare, l'abbiamo già detto, le parti reali dei poli, perché le parti immaginarie, quando si fa la somma, automaticamente si elidono. Quindi 0 meno un mezzo fa meno 1, diviso 3 meno un terzo, e quindi il baricentro è qui. Asintoti sono 3, ormai non ripeto più il discorso, e quindi uno sarà a 60 gradi, l'altro a 180 e l'altro a meno 60. Si capisce bene, almeno da un punto di vista qualitativo, che i due rami che partono da questi due poli andranno a finire asintoticamente lungo gli asintoti, e mettiamoci delle frecce. Percorrenza di questi rami al crescere di KE. Vogliamo tracciarlo leggermente appena appena meglio, sempre in maniera qualitativa, ma appena appena meglio, avere una qualche altra informazione. E una qualche altra informazione potrebbe essere la tangente con cui partono i rami dai poli complessi coniugati. E quindi calcolo degli angoli di partenza dei rami dai poli complessi coniugati. Ovviamente non si parla di angolo di partenza da poli reali, va bene, perché lì, va bene, gli angoli di partenza si desumono in maniera decisamente più semplice da altre considerazioni, mentre per poli complessi coniugati la tangente può essere comunque, va bene, mentre sui poli reali no, va bene, e quindi andrebbe calcolata. Bene, vediamo di fare un conticino e poi si ritorna indietro per tracciarla. Il conticino che facciamo è il seguente. Si supponga che questo sia un polo complesso coniugato, e poi disegno soltanto altre due cose, e sono interessato, attenzione, a conoscere l'angolo di partenza del ramo che parte da questo polo. Siamo d'accordo? Disegno soltanto un altro polo e un altro zero. Non disegno neanche addirittura il piano complesso. E poi ce ne saranno altri, ma mi basta questo per impostare il calcolo che devo fare. Allora, da qui partirà un ramo. Diciamo, ammettiamo sia questo. E prendiamo un punto appartenente al luogo, quindi appartenente a questo ramo, chiamiamolo P, P piccino, o P grande, che sia, virgolette, abbastanza vicino a questo polo che chiamiamo P con I.
Se questo polo, se questo punto P appartiene al luogo delle radici, deve soddisfare certamente alla seguente relazione. Somma degli argomenti di P meno P con K, somma rispetto a K, meno somma degli argomenti di P meno zk rispetto a k, l'abbiamo visto, deve essere uguale a pi greco più eventualmente 2n pi greco più un qualunque numero di angoli giri. Siamo d'accordo? E allora attenzione che quando pi tende, facciamolo il disegnino, somma degli argomenti di pi meno pk, allora dovrò fare pi meno p con 1, che sarà questo vettore, prendere questo argomento e così via, e in più devo prendere anche l'argomento del vettore p meno p con i. Quindi questo vettore, il suo argomento, e sarebbe ovviamente quest'angolo. Attenzione che quando faccio tendere P a P con I, va bene, quell'argomento a cosa tende? Tende all'angolo formato dalla tangente, ovviamente, va bene, al ramo, a quel ramo del luogo delle radici. E allora, vediamo cosa succede scrivendo questa relazione come limite per P che tende a P con I. Allora, P meno PK, quando P tende a P con I, tende a diventare P con I meno PK. E quindi scriveremo somma rispetto a K, e ora correggerò un momentino questo indice, di P meno PK, di argomento, scusate. E ci mancherebbe altro. Di argomento di P men PK. E quando P tende a P con I, abbiamo detto questo diventa P con I men PK. E la somma di questi argomenti la devo fare per tutti i poli diversi da P con I. E quindi per tutti i K diversi da I. Non ho ancora fatto tutta questa somma, cosa mi manca? Mi manca un elemento, va bene? L'angolo o l'argomento formato tra P e P con I da quel vettore quando P tende a P con I, ma questo argomento, abbiamo detto prima, viene a coincidere con la tangente, che è la nostra incognita, del ramo di partenza da P, va bene? E quindi chiamiamola teta, questa. L'argomento di questa tangente, che è la nostra incognita, quella che vogliamo conoscere, meno somma rispetto a tutti i k ora degli argomenti, qui c'era p meno zk, p meno zk, va bene, questi argomenti qui, se questo era uno zero, e qui non devo levare niente, ovviamente. Quindi meno somma rispetto a K degli argomenti di P con I, perché P tende a P con I, meno ZK deve essere uguale a P greco. Ed ovviamente questa diventa un'equazione con l'incognita Z teta, risolta, calcolo teta. Bene, allora ritorniamo all'esempio di prima. Voglio calcolare la tangente dell'angolo di partenza da questo polo. Basterà da questo perché per questo polo la tangente sarà esattamente simmetrica rispetto all'asse reale. Allora cominciamo. L'argomento della tangente è la nostra incognita teta più somma degli argomenti
dati dei vettori che congiungono questo P, va bene questo P con I, con tutti gli altri poli, e quindi somma dell'argomento di questo vettore, che fatti i conti, guardate, l'ho scelto opportunamente, è, scrivo in gradi, faccio il conto in gradi, 90 più 30, 120 gradi, questo è 120 gradi, più l'argomento del vettore che congiunge questo polo qui, dove voglio calcolare la tangente, con l'altro polo, e questo qui ovviamente è 90 gradi, più 90 gradi. Basta, ho finito, non c'ho zeri, e quindi non devo togliere niente, va bene? E ho fatto la somma di tutti gli argomenti dei possibili, va bene, dei possibili vettori, come abbiamo visto, e tutto questo deve essere uguale a pi greco più eventualmente 2n pi greco, è la stessa zuppa, e quindi 180 gradi, da cui teta uguale meno 30 gradi, e quindi dopo tutto questo bel discorsino l'angolo di partenza da qui è meno 30 gradi, questa è la tangente, per cui il ramo che parte da qui farà una cosa di questo tipo e poi tenderà all'asintoto, ovviamente. Allora, l'espressione, la relazione che mi dà gli angoli di partenza da poli ovviamente complessi coniugati è questa, però potrei essere interessato anche a un problema perfettamente analogo, a calcolare gli angoli di arrivo sugli zeri. Se i rami vanno all'infinito, gli angoli li conosciamo già, perché sono dati dagli asintoti, poi alla fine lì non ci sono problemi. Ma per i rami che finiscono sugli zeri, se gli zeri sono reali, guardate, nessun tipo di problema. Va bene? Perché abbiamo altri strumenti decisamente più semplici, parti dell'asse reale che appartengono al luogo. Se non appartengono al luogo e lo zero è doppio, vuol dire che la tangente di arrivo agli zeri reali devono essere ortogonali all'asse reale. Tutti discorsi esattamente simili a quelli che abbiamo fatto per i poli, e quindi le partenze dei rami dai poli. E invece non conosco a priori, non ho strumenti se non fare un calcolo per calcolare gli angoli di arrivo su poli complessi coniugati. Esempio, e ne approfitto anche per fare un'altra considerazione, S quadro più S più 1 diviso S cubo, tracciamento del luogo delle radici. Allora, abbiamo detto, prima cosa, segnare sul piano complesso poli e zeri. Allora, abbiamo poli nell'origine, tre poli nell'origine, e due zeri complessi coniugati che sono in meno un mezzo più iota radice di 3 su 2, gli zeri li disegniamo con dei cerchiolini, i poli abbiamo detto ormai è standard con delle crocette, quindi uno zero qui e uno zero qui. Il tracciamento qualitativo, va bene, del luogo delle radici è praticamente immediato, perché seguiamo le regoline. Parti dell'asse reale che appartengono al luogo, tutto il semiasse reale negativo.
perché i punti del semiasse reale negativo lasciano alla destra tre poli, numero dispari, mentre i punti del semiasse reale positivo lasciano alla destra zero punti caratteristici, quindi numero pari, niente. Da questo polo però non parte un solo ramo che abbiamo già disegnato, che è questo, e cominciamo a metterci la freccia, ma ne devono partire tre. Come partono questi tre rami? Va bene. Devono partire secondo tangenti che formano una stella regolare. Un ramo l'abbiamo già deciso, e questo, se i poli sono reali, l'abbiamo già deciso subito, e ne basta uno, questo qui, per decidere come partono gli altri due rami. Devono formare una stella regolare e quindi devono partire secondo queste tangenti a 120 gradi. E poi cosa devono fare questi due rami? Almeno tre, abbiamo tre rami, due di questi tre rami devono finire sugli zeri e un ramo va all'infinito. Ormai il gioco è fatto, perché un ramo che va all'infinito sarà questo. Bene. Secondo un solo asintoto e un solo asintoto al semiasse reale negativo, gli altri due rami finiscono sugli zeri e quindi, da un punto di vista brutalmente qualitativo, so come partono questi due rami e diciamo che arrivano sugli zeri. Però, diciamo, un'ulteriore informazione sarebbe l'angolo di arrivo di questi rami sugli zeri, che non conosco. Come faccio a calcolarlo? Con un calcolino esattamente uguale a quello di prima, solo che ora abbiamo a che fare, lo scrivo qui, abbiamo a che fare con angoli di arrivo sugli zeri e non sui poli, e quindi, ricordando sempre la formula, che mi decide l'appartenenza di un punto al luogo delle radici o meno, se noi prendiamo un punto, virgolette, di questo luogo delle radici abbastanza vicino a questo zero, tale quindi che questo vettore S, questo è, oh mamma mia, che è successo, questo è ZI, lo zero, tale che quel vettore, quando S tende, S o P, prima l'ho chiamato P, quando S tende a ZI, quell'angolo tende alla tangente, dovremo avere che somma degli argomenti, ma quando S tende a ZI, S va a coincidere con ZI, e quindi somma degli argomenti di S meno P con I diventa somma degli argomenti di ZI rispetto a K meno PK, e ovviamente devo fare la somma rispetto a tutti i poli, meno somma degli argomenti di ZI meno ZK, somma rispetto a tutti i K, però per K diverso da I, ovviamente per K diverso da I, perché quando S tende a ZI, S men ZI tende alla tangente, che mi manca, quindi meno teta, perché visto che è l'argomento del vettore relativo ad uno zero, come somma negli argomenti va messo col segno meno, tutto questo deve essere ancora uguale a pi greco. Facciamo il conto in questo caso? Facciamo il conto dell'angolo di arrivo. Allora, prendiamo questo zero, abbiamo detto, e dobbiamo fare somma degli argomenti di Z meno PK. Abbiamo tre zeri nell'origine, quindi dobbiamo prendere questo vettore, il cui angolo è 120 gradi. D'accordo? E quindi 120 moltiplicato 3. E ho considerato tre volte
perché sono tre vettori coincidenti, va bene questo argomento, meno, e ora dobbiamo scrivere gli argomenti di questo punto rispetto agli zeri, cioè questo vettore che ha argomento 90 gradi, meno 90, e poi l'argomento del vettore congiungente S con questo 0, che poi diventa la tangente incognita teta, col segno meno davanti. Il tutto deve essere uguale a pi greco 180 gradi. Da cui teta uguale, facciamo il conto, poi 360 meno 180 fa 180, va bene, meno 90, 90 gradi. Allora, l'angolo di arrivo 90 gradi, e questo il luogo delle radici, farà una cosa di questo tipo. Ovviamente quest'angolo mi dà una informazione ulteriore per tracciare correttamente il luogo delle radici. Luogo per guadagni di Evans negativi. Allora, ritorniamo un istante sulle equazioni che determinano il luogo delle radici. Ricordo che i punti S che appartengono al luogo devono soddisfare alla relazione G con E. Con la simbologia già utilizzata, che non ripeto, di S deve essere uguale a meno 1 su guadagno di Evans. E allora, con le stesse considerazioni fatte prima per guadagni di Evans positivi, quando KE è reale negativo, allora vuol dire che meno 1 su KE è reale positivo, vuol dire che il suo argomento è 0 o 0 più 2K pi greco, va bene che è la stessa cosa, il che significa che i punti S che soddisfano, che appartengono al luogo delle radici per KE negativo, devono soddisfare le seguenti relazioni: somma degli argomenti di S meno pi con I meno somma degli argomenti di S meno ZI, e questo sarebbe l'argomento di GE di S, o meno GE di S, la stessa cosa, perché ovviamente se faccio 1 su GE uguale a KE vale la stessa relazione, quindi questo è l'argomento di 1 su GE di S, ma è la stessa zuppa, deve essere uguale ovviamente all'argomento di KE, di meno KE, che è positivo, quindi deve essere uguale a 0 e non a pi greco, ovviamente se voglio più 2K pi greco. Allora, regole per il tracciamento a questo punto sono banalissime. Quanti rami? Tanti quanti sono i poli, ovviamente. Da dove partono questi rami? Attenzione ora, va bene, su questo punto, perché per KE positivo i rami partivano dai poli e finivano sugli zeri senza nessuna ambiguità, va bene? Perché quando KE è positivo, a dire KE crescente non vi è nessun tipo di ambiguità. Se KE invece è reale negativo, dire KE crescente cosa vuol dire? Se lo lascio così, detto così, KE crescente, da un punto di vista rigoroso, va bene, matematicamente rigoroso, significa che KE
crescente va da meno infinito a zero. Va bene? E quindi io il luogo delle radici per guadagni negativi al a KE crescente lo posso tracciare per KE che va da meno infinito a zero e mettere le frecce sui rami in questa maniera, pensando a KE che va da meno infinito a zero. Oppure posso dire KE negativo e KE crescente intendere valore assoluto di KE crescente. E allora vado per KE da 0 a meno infinito. Cosa succede? I rami sono gli stessi, ci mancherebbe altro, va bene? Ma cosa dovrei invertire? Dovrei invertire le frecce che io metto, va bene? E quindi attenzione, avviso ai naviganti, come si suol dire. Quando in un qualunque testo andate a vedere, vedete un luogo delle radici per guadagni negativi e vedete delle frecce, andarsi a sincerare, va bene? Di quale convenzione ha preso il testo che state leggendo, si è preso la convenzione, va bene, tracciamento del luogo per KE crescente, quindi i versi della freccia vanno per KE che va da meno infinito a zero o per modulo di KE crescente, quindi da zero a più infinito. Personalmente vi dico qual è la convenzione che adotto io, va bene, perché ognuno di noi ha delle preferenze da questo punto di vista, va bene, io preferisco la convenzione KE crescente nel senso matematico, e quindi KE che va da meno infinito a zero. Allora, se KE va da meno infinito a zero, i rami partono per KE negativo. E poi vedremo anche perché, a mio avviso, è migliore questa convenzione. Poi si tratta sempre di convenzioni. Allora, i rami partono, con questa convenzione, dagli zeri per KE che va a meno infinito, o dall'infinito, e finiscono, per KE che tende a zero, sui poli, con questa convenzione. Se invece la convenzione è tracciamento per modulo di KE crescente, allora come prima i rami partono dai poli e finiscono sugli zeri e vanno all'infinito. Non mi ricordo qual è la convenzione, quella contraria a quella che ho detto io, va benissimo, purché ci si ricordi, siamo d'accordo? Andiamo avanti. Parti dell'asse reale, e quindi secondo la mia convenzione, attenzione, va bene, i rami partono, sono tanti quanti sono i poli, e partono per KE uguale a meno infinito dagli zeri o dall'infinito, e arrivano tutti per KE che tende a zero meno sui poli. Parti dell'asse reale che appartengono al luogo delle radici per guadagni di Evans negativi appartengono al luogo delle radici, visto che è cambiato nelle leggi soltanto un argomento che da pi greco è diventato zero, e quindi con le stesse considerazioni che abbiamo fatto, va bene, appartengono al luogo delle radici i tratti dell'asse reale che lasciano alla loro destra un numero non più dispari ma un numero pari di zeri e o poli, punto e virgola. Osservazione: tutto l'asse reale appartiene certamente al luogo completo delle radici, cosiddetto luogo completo delle radici. Cosa si intende per luogo completo delle radici? Tutto il luogo tracciato sia per KE positivi sia per KE negativi. E allora è certo che tutto l'asse reale appartiene al luogo completo delle radici, perché ovviamente ogni punto dell'asse reale lascia alla sua destra o un numero pari o un numero dispari. Tertium non datur, non è possibile, va bene, una terza situazione, va bene, per cui ogni punto dell'asse reale appartiene o al luogo per guadagni di Evans positivi o al luogo per guadagni di Evans negativi. I rami che partono dall'infinito, attenzione a questo partono, ripeto ancora,
Va bene, per me partono, per qualcun altro può essere vanno all'infinito. Va bene. I rami che partono dall'infinito partono in maniera asintotica rispetto a certi asintoti che non sono quelli per kappa e positivo. Gli asintoti hanno la seguente espressione. Avranno un baricentro e il baricentro è lo stesso, quello calcolato per gli asintoti quando il guadagno di Evans è positivo, quindi OB o 0B, va bene, uguale somma poli meno somma zeri diviso eccesso poli zeri, non c'è dubbio, questo vale sempre. E invece gli asintoti formano ancora una stella regolare i cui angoli sono 2 k pi greco diviso n meno m, teta i uguale 2 k pi greco. Vi ricordate, per k positivo, per e per guadagno di Evans positivo, al numeratore cosa c'era? Pi greco più 2k pi greco. Qui quel pi greco è sparito perché nell'uguaglianza, mentre nell'uguaglianza degli argomenti, quella legge, mentre per KE positivi la somma di quegli argomenti più o meno dava luogo a pi greco, qui dà luogo a 0. Per K ovviamente uguale ad 1, 2, n meno m. Attenzione, cosa significa? Significa questo, che se dal punto baricentro, va bene, ad esempio faccio il disegnino per eccesso poli zeri pari a 3, gli asintoti per guadagni positivi di Evans positivi sono questi 1, 2 ed 1, 3, gli asintoti per guadagni negativi formano ancora una stella regolare di 3 rami, ma che è posta in maniera simmetrica alla stella per guadagni positivi, e quindi i 3 asintoti saranno 1, 2 ed 1, 3. Prego. È la stessa cosa, non cambia mica niente. Il vostro collega osserva k uguale 1, 2, n meno m, o anche k uguale a 0 puntolini, allora arrivo ad n meno m meno 1. È la stessa zuppa, non cambia mica niente. Caso k uguale a n meno m, qui è esattamente uguale al caso k uguale a 0, cambia assolutamente niente. Angoli di arrivo, ormai a questo punto, angoli di arrivo sui poli. Con l'altra convenzione si direbbe angoli di partenza dai poli. Va bene. E di partenza dagli zeri complessi coniugati. Gli angoli sono dati dalle seguenti relazioni, le stesse di prima, ritorniamo, non le voglio riscrivere.
Eccola qui, ad esempio, questa era la relazione degli angoli per KE positivo di arrivo sugli zeri, angoli di tangente di partenza dei rami dagli zeri per KE che parte da meno infinito, è la stessa, non cambia niente. Cosa cambierà? Una cosa soltanto. Invece che uguale a pi greco, ovviamente, uguale a zero. E analogamente per gli angoli di arrivo sui poli, per KE che tende a 0 più, stessa relazione di prima, uguale non a pi greco, ma uguale ovviamente a 0. Direi che non c'è da dire altro, facciamo un esercizietto. Poi faremo qualche minuto di intervallo. Un esercizietto. Tracciare il luogo completo delle radici. Di. Un denominatore. S quadro. S più 1. Ma facciamolo così, facciamolo S più 1 al quadrato. Numeratore S meno 1. Regole per tracciare il luogo. Ovviamente prima riportare sull'asse reale, sul piano di Gauss, poli e zeri. Due poli qui, ricordiamocelo. Due poli in meno 1, ricordiamocelo che sono due. Uno, zero in più 1. Luogo per guadagni di Evans positivi lo traccio in rosso. Allora appartengono al luogo per guadagni positivi le parti dell'asse reale, questa, che lasciano a destra un numero dispari, quindi questa, anche questa, perché lascia 3, e anche tutta questa. Queste sono le parti dell'asse reale che appartengono al luogo delle radici per guadagni di Evans positivi. Non le torna? No, perché? Un numero dispari di poli e o zeri. Far la somma. Punti caratteristici indipendentemente, quindi sono doppi? Sono. Attenzione, va bene, benissimo, cominciamo a mettere le frecce. Allora sicuramente da qui parte un ramo in questa maniera e ovviamente è obbligato un ramo in quest'altra maniera, sono due i rami che partono, va tutto bene, l'abbiamo sistemato, va bene, quei due poli. Da qui parte un ramo così e un ramo così. L'eccesso poli zeri è 3, e quindi abbiamo tre asintoti, disegniamoli, baricentro, facciamo il conto, due poli in 0, somma di questi poli da 0, due poli in meno 1 fa meno 2, due zeri in più 1, meno ancora 2, meno 2, meno 2 fa meno 4, diviso 3, va bene, fa meno 4 terzi, 1 e 33, meno 1 e 33. E quindi il baricentro è all'incirca qui, B. I tre, siamo d'accordo? Devo rifare il conto? Penso di no, pure brutale facchinaggio algebrico, uno si può sbagliare col più o meno, ma si sbaglia una volta, poi basta, si spera. Va bene. I asintoti per guadagni positivi, questi 1, 2 ed una 3.
Poi, sempre per guadagni positivi, i due rami che partono da qui si incontreranno in un punto doppio, si incontrano due rami. Questo punto doppio andrebbe calcolato, va bene, derivando la G di S, quella che abbiamo scritto questa qui rispetto ad S, e andando a calcolare le radici reali. Ah sì, scusate, sì, quello, ricalcolo del baricentro, abbiamo un solo zero in più uno, non due, io ho fatto il conto come se fossero stati due, va bene, quindi abbiamo meno due, meno uno fa meno tre, diviso tre fa meno uno, il baricentro è in meno uno, cancelliamo allora questa roba qui. Il baricentro è in meno 1 qui e quindi tre asintoti sono questo, questo e quell'altro. Punto di incontro, abbiamo detto qui polo doppio, esiste sicuramente, split dei due rami in maniera ortogonale e quindi si finirà qui, qualitativamente. Questi sono i quattro rami del luogo delle radici per guadagni di Evans positivi. Un primo ramo parte da qui e arriva su questo zero, un secondo, un terzo ramo, questo e questo si incontrano e finiscono su questi due asintoti, il quarto ramo parte da qui e va a meno infinito. Tracciamento del luogo per guadagni di Evans negativi, cambiamo colore. Allora, appartengono al luogo le parti dell'asse reale che lasciano a destra un numero pari di zeri e o poli, quindi sicuramente questi punti, perché ovviamente per la considerazione detto prima, tutto ciò che avevamo lasciato fuori prima dell'asse reale appartiene, va bene, al luogo per guadagni di Evans negativi. Quindi, questo qui. Asintoti ancora tre, ma come sono? Faccio un disegnino qui. Per guadagni di Evans positivi gli asintoti erano questi, ora costituiscono ancora una stella regolare di tre raggi, va bene, però disposta simmetricamente rispetto a questa e quindi tratteggiata saranno i tre asintoti, questi qui. Uno è già freccia dell'asintoto, non freccia sul lato, va bene, uno è questo, uno è questa qui e l'ultimo è questa. Rami, e metto le frecce secondo la convenzione, va bene, mia, quindi partono dagli zeri e arrivano sui poli, oppure partono dall'infinito e arrivano sui poli, quindi qui arrivano due rami. Come devono arrivare questi due rami? Attenzione, va bene, e ormai segno in blu, per i rami per guadagni di Evans positivi vicino a questo polo c'ho uno zero più guadagno di Evans da una parte e anche dall'altra. Zero meno è il punto di arrivo dei rami per KE negativi, va bene? Allora in questi poli devono arrivare i rami per KE negativi, però vi ricordate cosa abbiamo detto? Che se da un punto partono dei rami, faccio il disegnino per due, va bene, che è la partenza dei rami deve costituire una stella regolare, anche l'arrivo, in quel punto arrivano un numero uguale di rami e l'arrivo deve formare ancora una stella regolare simmetrica rispetto a questa. Quindi
arrivano così, e quindi in questi due poli devono arrivare i rami per guadagni di Evans negativi con questo andamento, e analogamente con e analogamente qui. Siamo d'accordo? Com'è che ci arrivano qui questi due poli? Va bene. Ovviamente, attenzione, un ramo parte da qui, ma da questo asintoto parte un altro ramo. E da dove parte? Dall'infinito, secondo la nostra convenzione. E quindi c'è un ramo, e ora disegno la freccia, che arriva dall'infinito da questa parte. Ci sarà un punto doppio di incontro che andrebbe calcolato come derivando la G di S rispetto ad S uguagliando a 0. Da qui i due rami escono dall'asse reale e finiranno su questi due poli, e dall'infinito provengono altri due rami qui che finiscono su questi due poli. Eccolo un luogo completo delle radici, già abbastanza, insomma, bisogna pensarci sopra un istante. Un'ultima considerazione: quanti punti doppi ci sono? Uno, due, non basta, ce ne sono altri, sembra che non ci siano, va bene, e sono 3 e 4, perché anche questi sono punti doppi. Bene, se voi scrivete derivata di G di S uguale a 0, in questo caso otterrete un'equazione di quarto grado che vi dà 4 soluzioni in generale, e in questo caso 4 soluzioni reali, e mi dà, quando le soluzioni della sono reali, quelli sono certamente punti doppi, perché tutti i punti dell'asse reale soddisfano già all'equazione G di S più 1 uguale a meno 1 su KE, o per KE positivi o per KE negativi, va bene. E quindi le soluzioni di derivata di G di S uguale a 0, quelle reali, sono certamente punti doppi. Non si sa a priori, e va visto, se per guadagni di Evans positivi o per guadagni di Evans negativi. Le soluzioni complesse di derivata di G di S rispetto ad S uguale a 0, va bene, in generale, a meno che proprio non succedano cose stranissime, ma in generale non sono punti doppi, perché le soluzioni mi danno luogo a delle radici che in generale complesse coniugate, ma le quali in generale non soddisfano alla prima condizione G di S uguale a meno 1 su KE, o 1 più KE G di S uguale a 0, che è la stessa cosa. I complessi coniugati che derivano dall'equazione, che sono solo la soluzione dell'equazione derivata di G di S rispetto ad S uguale a 0, in generale non soddisfano la prima, e quindi non sono punti doppi del luogo delle radici, bisogna proprio... Mentre sono certamente sempre punti doppi le soluzioni reali dell'equazione derivata di G di S rispetto ad S uguale a 0, perché i punti reali soddisfano certamente alla prima condizione, che è, ripeto ancora, 1 più KE G di S uguale a 0, o per KE positivi o per KE negativi, non lo so, ma sono punti doppi. E ora facciamo qualche minuto di intervallo.